Il derby d'eccellenza tra Orsa Trismoca e Valle Camonica inizia sotto una parola d'ordine comune, continuità. Il Valle Camonica, dopo aver centrato la prima vittoria in campionato, ha bisogno di ripetersi, mentre l'Orsa, quota 7 in classifica dopo le prime 4 giornate, deve mantenere la sua posizione nelle zone nobili di una classifica in cui vuole essere protagonista. E la formazione di casa parte subito forte, con Bojanić che invita Mosca all'inserimento centrale dopo pochi minuti, trovando attenta la difesa del Valle Camonica in chiusura. Passa pochissimo e prova a sfondare Bianchi a sinistra, ma il suo suggerimento in area si perde. Al quinto, grandissima palla gol per i padroni di casa. Cross da sinistra per la testa di Bojanić, anticipato da Pedersoli e tap-in facile di Pelli, il cui colpo di testa viene letteralmente tirato fuori dalla porta da un prodigioso recupero di Pedersoli. Nell'occasione subisce anche un colpo in trade, che è costretto a lasciare il campo in barella e al suo posto entra Ducoli. L'inizio sprint dell'Orsa non ha seguito. Il Valle Camonica prova a uscire, ma non riesce a pungere nonostante la buona volontà della premiata ditta Prandini-Varas. E così bisogna attendere la mezz'ora per vedere una nuova palla gol, sempre comunque targata Orsa. D'azione di calcio d'angolo la Trismoca con il tocco che manda al tiro Pedroni, la cui conclusione viene mandata di nuovo in corner da Pedersoli, che è sicuro poi nella ripresa sul successivo tentativo da fuori a seguito della battuta dell'angolo. Il portiere Camuno accusa qualche problemino fisico, prontamente assorbito, mentre il suo Valle, orfano in cambio di regia dello squalificato Battista, non riesce ad organizzare una trama offensiva pericolosa, affidandosi all'estro di Prandini, che cerca invenzioni al limite del possibile. Più efficace l'Orsa in avanti con Bojanić, che al 35esimo appoggia per Bianchi, il cui tiro mette in difficoltà Pedersoli, che si stende deviando ancora in angolo, e dalla bandierina è ancora Trismoca, con il Valle Camonica che si salva proprio sulla linea di porta. Trema la formazione di Luca Sana, che prova a reagire con il calcio piazzato di Prandini, che non trova però le coordinate giuste per spaventare Di Giorgi. Il fantasista, ex di turno, ci prova anche in azione personale al 42esimo, con un destro che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto essere più velenoso, e con questi timidi segnali di vivacità Camuna si conclude la prima frazione. Una prima frazione targata Orsa Trismoca, una seconda che inizia sotto il segno di un Valle Camonica che cerca fin da subito di essere più cattivo e concreto davanti. Luca Sana toglie Saviori per Contessi, mentre Prandini al quinto protesta. Il direttore di gara non ferma la fuga per fallo su Pedroni, ma il numero 9 non è d'accordo. Proteste anche al settimo, quando Prandini, scattato sul filo del fuorigioco, viene fermato da Mandelli con l'autostrada davanti. Chiara occasione da gol e rosso per il difensore, con l'Orsa che rimane in 10. Sul piazzato che ne segue si presenta ancora Prandini, il cui tiro viene respinto da Di Giorgi e mandato in angolo da Mandelli. È un Valle decisamente diverso, almeno nell'atteggiamento, quello della seconda frazione, con i padroni di casa, che anche in inferiorità numerica hanno più difficoltà e devono cercare qualche ripartenza fulminea per colpire. Un Valle più aggressivo e determinato, ma un po' troppo precipitoso, come dimostra l'azione di Taboni al 12esimo. Mister Bullega si è costretto a coprirsi un po' di più riassettando la difesa dopo un'espulsione e puntando sull'intesa Mosca-Bojanić per mantenere comunque in apprensione la difesa ospite. Difesa che chiude bene, fatta eccezione per qualche brivido. Legge mancato colpo di testa di Mandelli da corner al 26esimo. I padroni di casa, nonostante l'inferiorità numerica, provano a vincere, sfruttando anche qualche ripartenza avversaria pericolosa, vanificata però dalle imprecisioni degli stessi avanti del Valle Camonica, con Varas in giornata stranamente down. Luca Sana allora aumenta l'artiglieria pesante in campo con l'ingresso di Stefano Martinelli al rientro dell'infortunio, mentre Bullegas risponde coprendosi di più con Danesi per Bianchi. Il Valle adesso deve premere e alla mezz'ora Prandini conclude malamente una buonissima azione da ottima posizione. I minuti passano, gli ospiti restano in zona d'attacco, ma Di Giorgi non corre mai veri e propri pericoli, fino al 42esimo. Finisce così 0-0, un tempo per uno, qualche occasione per parte e un punto a testa. E in questo momento della stagione può anche andare bene così.